Fatta e a tutti ciurma e benvenuti a Giochirina in questo nuovissimo episodio su Remother Tormented Fathers. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo diversi giorni. Io vi chiedo scusa se ho interrotto per il momento queste altre due serie ragazzi, ma sapete che di solito quando escono poi episodi di Life is Strange e The Walking Dead do la precedenza alla pubblicazione su quegli episodi lì. Per cui visto che abbiamo finito l'episodio su The Walking Dead siamo ritornati qua dopo che l'ultima volta, non so se vi ricordate, in caso ve lo ricordo io, avevamo scoperto ragazzi una terribile verità che sarebbe a dire che Richard Felton è effettivamente Jennifer Felton, è una donna che purtroppo non è mai stata accettata da suo padre, a causa del quale ha incominciato a prendere ormoni per sembrare un uomo, condizione che però le ha creato delle psicosi e un disturbo della personalità che quindi insomma l'ha portata alla fine ragazzi anche ad uccidere la ragazzina che avevano adottato con la moglie che aveva sposato appunto comunque per fingere che fosse un uomo. Per cui dopo aver fatto quella terribile scoperta ci eravamo ritrovati qui. Adesso non ho la minima idea di quello che dovremmo fare, non ho la minima idea di quanto manchi alla fine. Andiamo a giocare, eccoci qua, trovo una via di fuga dalla cantina, evito lo scontro con Jennifer Felton, questo è il nostro obiettivo attuale. La cosa non mi piace per niente, la musica non mi piace per niente. Ci ricordiamo ragazzi che purtroppo il nostro obiettivo era quello di raggiungere la soffitta, se non sbaglio. Che passa? Che c'è? Vabbè. Però! Oddio, era lì, vabbè, però, oddio raga, no, allora io me l'ho scordata un attimo che cosa significasse stare su un gioco horror. E adesso sentì sta musica, non mi aiuta per niente a continuare, capite? Però vabbè, sti cavoli, direi di andare di qua, sperando di non incontrarla direttamente faccia a faccia, perché se no potrebbe essere un gran bel problema. Per cui, anche se questo corridoio non mi piace per niente, non mi ispira per niente, mi sa che è l'unica via, non ci resta molta altra scelta. Quindi dovremo cercare di evitare lo scontro con lei, anche perché a quanto pare non siamo capaci di difenderci. E quindi, sì, ma che sta. Vabbè, è di nuovo. Qua sopra c'è qualcosa, cos'è? Rosso Gallo, fattoria, distribuzione, prodotti coltivati e confezionati in Italia, ovviamente. Sì, ma dov'è? Sento la sua voce in lontananza. Vabbè, proseguiamo, perché sennò non ci sbrighiamo mai più, anche perché non ho la minima idea di cosa dobbiamo fare per fuggire da qua, sinceramente. Io sto continuando ad avanzare, ma i corridoi sono tutti uguali. Sta cantina è veramente tipo enorme, cioè quanti vini ci aveva sto scemo? Ehi? Ehi? Sei lì? Ferma, spegni. Vabbè. Ah! Vabbè. Allora, così, sì, proprio, sì, sono io. Così in se può. No. Così in se può, diciamocelo proprio che così in se può. C'era una valvola, ragazzi. Vabbè! Dico cieco. Brutta puttana. Madonna, quanto ti vorrei insultare. Senti. Oh! E tiragliela! Quanto ti vorrei insultare, però. Vabbè, se mi fai passare, figlia di una gran mignotta. Mo' scusa, eh. Mo' scusa. Vabbè, raga, sono rimasta tipo bloccata. C'ho un altro diversivo. Oh! Ma vabbè, sì. Ho l'impressione che non sarà così semplice. Io gli stavo dicendo che mentre poi mi ha beccato la tipa, ho visto che c'era tipo una valvola da girare o una cosa del genere. Ok, ho preso diversi diversivi. Diversi, un paio. Non mi ricordo dov'era la valvola, se di qua o di là. Non lo so, mi sa che era di là. Cioè il fatto che i posti qua siano così stretti proprio non è che aiuta. Vabbè, fatto apposta, mi pare ovvio. Perché se no, che divertimento c'è, giusto? Fatto sta che mi sa che sono andata dalla parte sbagliata, ragazzi. La valvola non era di qua. Comunque, vabbè. Ah, eccone una, per esempio. Se magari mi fa interagire, vediamo che succede.
so a che cosa ha portato questa cosa, ma poco importa. Non dico niente, raga, perché insomma, penso che la situazione si commenti da sola. E io non so effettivamente. Ah, qua c'è un'altra valvola, aspettate, eh. Non so effettivamente cosa fare. Cioè, se ste valvole bisogna chiuderle, un motivo ci sarà, però. Was that you? Oddio, no, m'ha trovato. M'ha trovato. Che culo. Vabbè, mi sa che quando la musica diventa. Porca pu. Vabbè, ma è un incubo. Minchia, che palle, raga. Ma perché devi gridare così? Oddio, non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Non adesso, vabbè. Come la. Ah, ok, ecco perché. Ecco perché. Ahia. Ecco perché devo chiudere le valvole. Devo andare di là e se non le chiudo tutte, probabilmente il vapore non sparirà. Sì, va bene. Sai che ti. Ragazzi, è terrificante sta cosa. Allora, già il fatto. Già il semplice fatto di essere inseguita non è per niente piacevole, va bene? Poi questa grida come una pazza sclerotica e cioè, così non ci siamo. Allora, la vista mi è diventata pure tutto offuscata. Chi troverà mai più l'altra valvola? Di certo non Giocherina, perché sarà praticamente impossibile che io ritrovi quella valvola. Probabilmente sarà l'ultima, perché era la terza. Vediamo se riesco. Comunque c'è cioè, così in se po'. Allora, quando la musica diventa così, è chiarissimo che è nei paraggi. No, non ce la posso fare, ragazzi. Oddio, è lì, oddio, è lì, oddio, è lì, era. Oddio, 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 oddio. No, minchia, sono tornata qua, porca vacca. Con che coraggio io adesso vado lì? One eternity later. Ok, vabbè. Che non mi ricordo minimamente dov'è l'altra valvola. Non è che è questa, eh. Probabile, aspettate, è questa, ragazzi, l'ho trovata. Attenzione. Vediamo se riusciamo a fare il colpaccio. Ok, interrompe il flusso di vapore, ce l'ho fatta. Infatti è qua che dobbiamo entrare. Trova la via d'uscita per il seminterrato. Perfetto. Entra però, rapida, rapida. Non puoi chiudere la porta? No, vabbè. Ah! Che cavolo! Ma perché? Ma perché? Ma perché? No, 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 ma è un incubo! Da dove esco? Ah, porca vacca! Oddio, 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 oddio. Ok. Calma, calma, calma. Sangue freddo, sto sudando. Porca miseria. Ok. Muovite, muovite, muovite. Muoviti. Muoviti, perché rimani lì a guardare? Oddio, chiusa. No, come? Che cosa? Di che cosa ho bisogno? Di che cosa ho bisogno? Che cos'è? C'era la chiave qui? Davvero? Muovite! Perché te la prendi con così tanta calma? Apri, apri! Oddio, devo aprire l'inventario. Devo aprire l'inventario. Devo aprire l'inventario. Muovite! Oddio, che ansia. Oddio! Non si può. No. Non si può giocare così. Non si può. Non si può. Ok, raga. Ok. Ok. Forse almeno sta fase l'abbiamo superata. E spero che in qualche modo o salvi la partita o io possa andare a salvare la partita perché se ogni volta poi devo ricominciare tutto preferisco suicidarmi e abbandonare la serie qua perché io non mi rifaccio ste cose, eh. Trone veri fuga dalla cantina. Ok, ce l'abbiamo fatta. E perché c'è sta musica? Cos'è che devo fare? Raggiungi l'attico. Ok. Che c'è? C'è ancora la stronza in giro, è così? Bene, non ci mancava una pazza, me ne serviva un'altra. Direi di provare ad azzardarci, ad andare lì sopra. Dov'è che doveva andare? Mi sa che doveva andare di là, no? Mi sa di sì. Il fatto è che non posso correre. Ah, le luci stanno facendo zippiti zippiti. Qua non c'era un salvataggio?
Non mi ricordo minimamente, raga. Devo tornare comunque tipo sul piano principale, corridoio principale. Ok, non è questo il piano del salvataggio, ragazzi. Il piano del salvataggio è quello di sopra. Ah, c'è l'ascensore. Che funziona. Davvero? Fa un po' di rumore. È giusto qua. Funziona. Oh merda, funziona. Oh! Pensa a te. Mi sembra un po' strano essere così fortunata, ma io volevo andare a salvare la partita, effettivamente. Damn elevator! Oddio, no, 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 Non mi riportare di sotto, ti prego, no! Oh no! Oh no! Dannazione, non succede niente, deve esserci un modo per fermarlo. E come lo fermo? Fermalo! Di nuovo queste cose no. Oddio. Hello? Anybody here? Hey, Gloria? I'm here! Ah, I'm here! Please l'infermiera. help me! Please! What on earth is going on? Be careful! They're armed! Who are you talking about? Him and his Non mi damn dica che è psychopath! d'accordo. Okay, I'm calling the police. Yes, do it now! Hey, wait! Are you still here? I am. Stay calm. Please. Don't leave me. Listen to me. Go to the infirmary on the first floor. I'm the only one who holds the Fermi. key. We'll wait for the police to gather there. Ok. Mi sembra strana sta Ok. cosa. Mi sembra molto strana. L'infermeria a piano terra. Ok. Diciamo di sì. Però boh. A me me puzza. Non mi fido, mi puzza tantissimo. Va bene, quindi c'è sta cosa dell'ascensore, a che mi è servita? Dov'è l'infermeria? Io non ne ho idea di dove sia l'infermeria, eh. Questo dovrebbe essere il piano terra, ma qual è l'infermeria? Sarà qua? Non lo so. Palle questa, eh. Sì, di quello che caspita ti pare, una vaffa. M'ha ammazzato, raga. Dio, vi prego, dite che non mi fa rifare tutto, eh. Ditemi che non mi fa rifare tutto dalla cantina, eccetera, perché è la volta buona che stoppo il gioco, ragazzi, e lascio. Ok, vabbè. Direi che è il caso di andare a salvare prima di prendere l'ascensore, mi sa, eh. Ok, raga, mi sto dirigendo di sopra per andare a salvare, almeno mi auguro. Ok, miracolosamente ce l'ho fatta. Almeno sono sicura che da qui riprenderò, perché non ho la minima idea di cosa mi aspetterà comunque d'ora in avanti. Dovevamo andare in infermeria, non ho la minima idea di dove sia l'infermeria, quindi cioè dovrò andare totalmente a naso. Ok, ho rivisto il filmato, abbiamo riparlato con quella schizzata dell'infermiera che a me puzza comunque, eh? Non è che io continuo a fidarmi, anzi non è che continuo a fidarmi, non mi fido proprio per niente, proprio siamo chiari su sta cosa. One eternity later. Oddio, è qua? Cioè, raga, no, non so se vi rendete conto di quello che è successo. È l'infermeria, io non la trovo. Porca vacca, non la trovo. Sta cazzo di infermeria, dov'è? One eternity later. Forse questa è l'unica porta, ok. So what happened? Oh, Gloria, please close the door. What's going on? Close this damn door. Now calm down. Tell me what happened. Oh my God. Please, I'm here now. Can you hear me? Can't believe. Oh my, your heart is going to No. explode. No. Calm down, please. Come fai a dirmi di You have to take calmarmi? something. Mi sembra strano, raga, che questa ci dia Where una is the... mano, I don't have any idea what happened, but now you're making me anxious. Mr. Felton killed his wife, ripped her apart, but he still believes he killed his daughter. I can't believe it. They always slept in separate rooms. Their marriage was a disaster. Disgusting. Even though Ariana knew about Richard's past,
or Jennifer. But this... You also knew? Of course I knew. But Brava. I never imagined that... And you didn't do anything? You indulged it. You kept on supporting his barbaric experiences. The mesmerism, the phenoxyl, everything else. You know that his disease... Oppure questa diventa un nemico, eh? The disappearance of his daughter made him a killer. I knew the cure wasn't going anywhere. It was more of a necessity. An addiction. An addiction? It doesn't make much difference how we call it. We don't choose our cure or our vice. They are the ones that rule. Don't you smoke? Are we seriously talking about this? No. I'm just saying that I knew about his bad habits. As his nurse, I knew how unorthodox and how inefficient they were. But that doesn't make me his accomplice. We have to go. They'll be here any minute now. Is there anyone? Oddio, questa non ci fa qualcosa, ragazzi. Weird red nun. One from the painting? Here, in the house? We have to stay here. Era l'aria schizzata che c'è. Now is out of the question. There are bars and the windows and doors. We're blocked. Here, drink this. What is this? It's just to slow your heartbeat down. Ah, io non berrei se fossi in te, eh. Did you also know that Celeste came back and left again? I didn't want to believe it. He kept on saying it. He saw his Jennifer in everything. And I would even be Jennifer to him at times. Richard ti pare normale? His anger. A crazy lunatic psychopath. Split personality. Forced to live as a man against her will. All her life. Non bere. It's not surprising this happened. The police are on their way. Of course. Sì, sì. I called them a little while ago. Brutta demente. Gloria, how did you get in? The doors and windows have bars. We're trapped inside. Until now, I've had your keys. Ah. Your keys. Te lo potevi chiedere prima. I left them there on purpose until I found them. I know who you really are. Trapped me. I missed you a lot, sister. A child's dream in red phase. With open wings, a moth is ablaze. And when his mother screamed that much, a blood red death bestowed his touch. A posto. Che? Oddio. Ma che davvero questa? Avresti dovuto essere tu. Ma anche no. Oddio, raga, c'ho pure drogato. A posto, io l'avevo detto di non bere. L'avevo detto che non mi fidavo. Mi puzzava tutto. Che minchia devo fare adesso? Ah, non lo so. Vediamo cosa abbiamo qua. Paziente signora Gloria Ashman. Paziente. La paziente ha denunciato dolorosissime cefalee ad un improvviso e parziale mancamento della vista. Seguito ha richiesto un ricovero sanitario d'urgenza. Si diagnostica un rapido peggioramento della cheratite filamentosa. In seguito all'assunzione di cortisoni con semipermanente danno al nervo ottico che avrebbero generato un'ulteriore quanto estrema fotosensibilità oculare. La paziente avrebbe assunto dei cortisoni per la cura di una diffusa ed articolata parassitosi sommata ad una sospetta contaminazione farmaceutica che ha portato numerosi danni, ma che ha però misteriosamente irrobustito i tessuti ed accelerato i processi di cicatrizzazione alla paziente, guarda caso. Assolutamente immediata è la reazione dei cortisoni. Vabbè, se assume cortisoni avrebbe una reazione allergica che potrebbe immediatamente compromettere la vista della paziente, anche divenire potenzialmente letali. Ok, moriranno tutti uno per uno. Madonna, mi sta venendo il mal di testa con questo effetto sfocato. Ok, quindi se assume cortisoni praticamente, cioè, perde tipo la vista, una roba del genere. Raga, vi giuro che mi ha fatto male quella visione così. Madonna. Che cos'è? Cortisone, perfetto. È quello che ci serve allora. Madonna, che situazione. Cioè, si finisce di male in peggio, non c'è mai un miglioramento in questa situazione. Ok, prendine altri, va, che non si sa mai. Eccolo là, è lì.
Potrebbe essere letale, mi sembra che avevo letto, per cui hai preso siringa, dovrebbe essere la nostra arma, tra virgolette. Vabbè, per cui è... Oh, porca... Non ho forze sufficienti per correre, niente raga. Non può correre. Per cui un'altra cosa che va al nostro svantaggio, perché purtroppo è ancora sotto l'effetto della droga. A posto, per cui se non potevamo andare veloci prima, figuriamoci adesso, no? Ah, a posto. Che cosa dovrei fare? Suppongo che in questo caso non siamo capaci, ragazzi, di fare qualcosa contro di lei, anche se ci sta venendo praticamente addosso. Non possiamo salvare la partita, vero? No, avrebbe fatto ridere. Vabbè, sì, fatte piglià. È scomparsa. Ah, perfetto. No, fammi salvare, ti prego. Minchia, sono qua, Dio santo. Non mi fa salvare, ragazzi. Raggiungi l'attico, vabbè. Evidentemente dobbiamo provare ad andare di sopra, raga. Non mi fa manco salvare la partita. Ditemi voi se è una cosa normale. E comunque questo effetto così sfogato è abbastanza disturbante, eh. Ecco qua, che c'è adesso? Non ci sto a credere. Alla fine mi ha dovuto prendere. Non ci credo. Ormai vedete ragazzi, siamo troppo abituati ai salvataggi automatici, perché era una volta che appunto funzionava così. Why did you come here? Who is my daughter Celeste for you? What the hell are you? No. No, no, impossible. Send her away. Some days when my thoughts are clear, I could even recognize which are my picture and which ones are my daughters. But this horrible sensation of I am living everything again. My father back home. It forces me to dress, speak, live as Richard. I thought I'd forgotten everything with time. But the more Celeste grew, the more I remembered who I was. Who I could have been. So, without knowing, I started calling her Jennifer. I was obsessed. She liked it when I called her Jennifer. And she left. Why did she come back? I would have to stop her once and for all. For me. For me. For my father. My father. Stop. Just shut up. I told you already. Stop talking or I'll cut your tongue off. Via, via. Ok, è stato agghiacciante. Oddio no, oddio, oddio, oddio no, oddio, oddio, oddio. Stop moving! Oh, here you are. What did you do? Why? You're fucking sick! Oh, God. Help! No! No! Follow the swing! Don't stop looking at it! You're fucking sick! You poisoned your brain with all of your bullshit! You were sick murderers! Che faccio la stessa cosa con me. You think I didn't see what you were hiding in your pretty purse? You wanted to drug me, make me blind, right? Just like the old times. I loved you. I trusted you. You were one of us. But you don't deserve to be. I survived not once, but two times. Sorry. No!
You're not my sister anymore. Listen, who doesn't live can't remember. What kind of life is it to suffer that way? You deserve peace. No, no, no. Mr. Felton, please don't listen to her! She is Jennifer. She is your daughter. She represents everything you couldn't have. It was taken from you. And now, she's in front of you. This is how you killed your wife, Mr. Felton! Listen to me. Don't listen to her! You failed the other times, but you can't now. She can't escape. We met this afternoon. You know how to end this. Do you remember? You know what you have to do. I gave you that picture. When you were a little girl. Remember? I told you I could have helped you. Help you find a cure. Oh, no. Oh, Mr. Felton! Everything. No! Please. I beg you. Stop! No! 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 Raga, che devo dire, cioè, che posso dire, e dannazione non ci arrivo, porca miseria, muovite un po', non riesco a darmi slancio, come faccio? Scusate un attimo raga, perché veramente sono successe tante cose sconvolgenti. Comunque è uscita la scritta salvataggio, quindi probabilmente ha salvato la partita. Ok, sto verificando ragazzi che effettivamente abbia salvato la partita. Per fortuna sì. Ok, sarebbe stato assurdo insomma dover rifare tutto. Per fortuna hanno messo un salvataggio automatico qua. Che dire raga, sono un po' sconvolta. È forte quello che hanno fatto vedere in questo gioco, eh? Probabilmente siamo vicini alla fine. Non so, probabilmente il prossimo sarà l'ultimo episodio. Fatemi sapere voi nei commenti, ragazzi, che cosa ne pensate. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.